Grazie, oggi voglio realizzare il video tag 10 piccoli segreti. Secondo me è un video tag molto carino e l'ho visto dal canale di Marta, Sweet Beauty 1990. Sicuramente la conoscerete tutti, se non la conoscete vi consiglio comunque di farci poi un salto perché è davvero una ragazza carina e fa dei video molto interessanti. Comunque, iniziamo subito con le domande. Allora, qual è il prodotto che ti fa sentire alle stelle? Allora, diciamo che io non ho proprio un prodotto specifico che mi fa sentire bene di make-up, ma magari più che altro un insieme di accorgimenti. Però se proprio devo decidere, direi per l'eyeliner, soprattutto quando realizzo il trucco in stile pin-up, perché penso che quel trucco mi doni molto, anche se non lo utilizzo spesso perché comunque è un trucco abbastanza intenso, più non so, da Qual è il serata. segreto della tua skincare? Allora, diciamo che io non ho una pelle perfetta, però in alcuni periodi dell'anno, come per esempio d'inverno, mi piace abbastanza perché non ho tantissimi brufoli, almeno solitamente, non ho tantissimi punti neri, ho comunque una pelle abbastanza normale, uniforme, solo ogni tanto spunta qualche brufoletto come al solito. Però assolutamente non è perfetta. Secondo me il segreto sta nel non esagerare, cioè vedo tantissime persone che si riempiono molto di creme, di trattamenti, di prodotti. E secondo me la pelle in questo modo va solo a peggiorare, fa proprio effetto contrario. Quindi io sto una skincare che sta molto sulla semplicità, perciò utilizzo un detergente normale, ultimamente utilizzo quello là della Ibro Shade Hydra, ho utilizzato a volte se, con le mani, a volte con la spatolina rotante, a volte con il Clarisonic, adesso non mi viene in mente, il face cleansing, sì. Io guardo la mia pelle e in base all'esigenza di quel momento vado a usare un trattamento specifico o addirittura non metto niente, sinceramente. L'unica cosa che faccio per mantenere comunque la pelle bella quando non ho particolari problemi è assolutamente lo scrub da fare comunque 2 volte a settimana, almeno 1 volta a settimana, perché mantiene la pelle sfoliata, liscia, previene le imperfezioni e secondo me è molto importante da fare comunque abbastanza spesso. Vabbè, non tutti i giorni, però almeno 2 volte, 1 volta a settimana è molto importante perché mantiene la pelle bella. E poi una maschera. Una maschera purificante solitamente faccio. In questo periodo uso questa che già avete visto in altri video della Camuti al cioccolato, la Chocolate Marshmallow Face Mask. È una maschera buonissima che profuma di cioccolato e purifica la pelle, la nutre, ha diverse funzioni. Mi sto trovando davvero bene. Questa qua bisogna unirla con un pochino di acqua e formare la maschera, fai da te perché è una polvere. Altrimenti in passato mi è piaciuta moltissimo la mascherina viperita di Lush, che è una maschera a base di argilla, però la cosa che mi piaceva di quella maschera e che mi piace tuttora è che si fa un'azione purificante come tutte le maschere all'argilla, però non aggredisce la pelle. Problema che ho riscontrato con tantissime maschere all'argilla, quindi quella là la purifica ma senza aggredirla, quindi non la secca, non la disidrata, è veramente buonissima, quindi se avete problemi di punti neri soprattutto ve la consiglio perché è fantastica. Terza domanda, qual è il segreto dei tuoi capelli? Tantissime di voi mi riempiono davvero di complimenti sui miei capelli, sono lisci, hanno un bel colore, sono, non so, morbidi, lucenti, non so, veramente mi fate tantissimi complimenti, neanche io pensavo di avere dei capelli così belli, ma sinceramente anche qui punta tanto sulla semplicità. La cosa fondamentale però è questa che vi sto per dire. Io ho dei capelli molto fini e sottili, tendono molto a rovinarsi appena li aggredisco con il calore, con la piastra, col phon. Quindi quello che faccio principalmente è evitare la piastra, perché davvero io dopo che faccio la piastra li vedo subito secchi, con le doppie punte, li vedo subito. Quindi io evito il più possibile la piastra. Il phon non lo evito come fanno tante, perché se no mi viene mal di testa e sinceramente preferisco avere i capelli rovinati piuttosto che avere comunque mal di testa. Quindi quello che faccio, che penso sia un po' il segreto maggiore, è quello di evitare la piastra, evitare quindi il ferro, la piastra. Se lo faccio, non lo faccio quasi mai, per esempio l'ho fatto l'altro giorno ma non lo facevo da mesi davvero.
perché me li rovina tantissimo. E poi tanto dopo che faccio il ferro, magari faccio i boccoli, dopo poco comunque mi cadono e siamo appunto a capo. Quindi piuttosto mi dedico a un trattamento fai da te a casa, tipo i bigodini, quelle cose lì, anche se da qualche anno che non li faccio perché col fatto che avevo tagliato i capelli non riuscivo più a far niente. Adesso che li farò ricrescere, mi sa che ritornerò un po' a quei metodi, anche se sono un po' più lenti, più noiosi rispetto al ferro che velocemente, diciamo, in poco tempo ti fa ottenere l'acconciatura che desideri. E poi anche qui E cerco di utilizzare solo shampoo senza siliconi, perché effettivamente ho notato che da quando utilizzo shampoo senza siliconi mi sono diminuite le doppie punte. Non so se è una mia impressione, ma penso che sia così. Ultimamente uso quelli della Yves Rocher che sono proprio senza siliconi, sono tutti senza siliconi e non hanno un prezzo esagerato. Qual è la tua più grande regola per quanto riguarda l'alimentazione? Allora, non so perché tutti mi prendono per una fissata con l'alimentazione, tutti pensano tipo che io faccio diete mai fatte nella mia vita. Comunque, il segreto della mia alimentazione, secondo me, è mangiare poco ma spesso, nel senso che io non salto mai gli spuntini. Davvero, molti mi prendono in giro tipo quando dico ragazzi adesso basta, devo andare a fare merenda. Tantissimi mi prendono in giro e mi dicono ma come la merenda, vai a fare, smettono a ridere. Ma io oh, non so come fate voi a non fare merenda, io muoio di fame, davvero. E poi ho provato sinceramente certe volte a non fare merenda perché magari ero presa da impegni, cose varie, e poi arrivavo magari la sera o a pranzo e mi mangiavo di tutto. Ed era peggio così. Hai qualche consiglio riguardo l'attività fisica? Allora, io devo dire che adoro l'attività fisica, adoro fare sport, però mi piace fare uno sport organizzato, nel senso che sono pigra, se sono a casa e non mi sono iscritta a nessun corso, non faccio un tubo. Ovvero, se magari sta iniziando l'estate, inizio a fare qualche addominale, qualcosa così, però dopo un po' mi annoio e mi fermo. Invece, se sono iscritta, che ne so, in palestra. Invece, se ho pagato per andare in palestra, vado 3 volte a settimana fisso, ci vado assolutamente. Prima di tutto perché mi diverto, per me è proprio uno sfogo, ma non in palestra insieme a attrezzi che noiosi, in palestra a fare i corsi, che ne so, a fare gag, step, anche se è troppo difficile per me, che sono scoordinatissima. Poi zumba, tutti questi corsi qui, divertenti con la musica, soprattutto gag è fantastico e ve lo consiglio assolutamente se volete tonificare. E con alcune istruttrici secondo me riuscite anche a dimagrire. Per esempio ne avevo una che era una bomba, uscivo da quella lezione morta perché ti faceva fare, era una lezione molto movimentata, quindi tu bruciavi calorie allo stesso tempo facevi squat, facevi addominali, facevi di tutto e di più, uscivi da lì morta, però io da quello ho visto i risultati, anche se a volte la odiavo, con quello ho visto davvero i risultati. E quello che vi posso, quindi il mio consiglio è se dovete fare attività fisica, dovete dimagrire, dovete tonificare, fatela 3 volte a settimana. 3 volte a settimana regolarmente, perché secondo me andare tutti i giorni è inutile e andare una volta a settimana è inutile. Qual è il profumo che consideri un'arma segreta? Allora, come sapete, penso, io non sono un amante dei profumi, però ne ho uno che proprio diverso tempo fa mi ha rubato il cuore. Sicuramente le mie iscritte l'avranno già visto e rivisto, ma purtroppo io sono così. Se mi fisso con una cosa, poi non c'è santo che tenga. Nel senso che a me piace questo e non ci sono altri profumi che secondo me fino adesso mi piacciono tanto come questo. Ed è esattamente questo qui. Il Miami Glow di Jennifer Lopez. E per me è fantastico perché è un profumo. Secondo me sa un po' di mango, sa proprio d'estate, però lo uso anche d'inverno, sinceramente lo uso sempre perché è veramente come se fosse fruttato però intrigante. Poi lo metto a letto ma dura tantissimo, io me lo sento anche il giorno dopo, cambia proprio profumazione nel corso del tempo e diventa sempre più buona. È veramente secondo me il mio profumo, non penso che lo cambierò finché non ne troverò un altro perché sono davvero molto difficile con i profumi, non mi piace quasi nessun profumo. Mostra un capo d'abbigliamento che catturi l'attenzione. Allora, per l'estate, secondo me, cattura tantissimo l'attenzione lo shorts a vita alta, un po' questo anche stile pin-up che mi piace tantissimo. Secondo me è veramente, veramente bello e cattura molto l'attenzione e
A me piace molto, ovviamente per la sera, vabbè anche per il giorno volendo, però io lo metto di più per la sera, per uscire, e secondo me è fantastico, mi piace tantissimo. Altrimenti per l'inverno io adoro i leggings perché lo posso utilizzare sempre, lo posso utilizzare per la sera con un tacco, lo posso utilizzare la mattina per uscire, è un capo passepartout che secondo me è bello, penso che mi stia bene, mi piace molto, è comodo, non mi dà fastidio e lo adoro. Ed è soprattutto quelli in jeans, adoro soprattutto quelli di jeans. Vabbè, adesso ho comprato questo qua che è molto simile a un jeans della Calzedonia, della nuova collezione autunno-inverno, secondo me molto carino, però anche quelli là un pochino proprio più a leggings, come per esempio sempre di questa collezione ho preso questo qui, un po' a quadretti, non so se vedete, non si vede bene nel video, comunque secondo me è molto elegante con un maglioncino nero per la sera, sta benissimo. Poi, qual è il gioiello che conservi con più cura? Allora, sinceramente io non sono una patita di gioielli, bijou, e non ne ho, cioè ne ho diversi, mi piacciono soprattutto gli orecchini, però diciamo se devo scegliere tra quello che conservo con più cura direi questo, questo qui, vediamo se si vede messo così. Semplicemente perché è uno dei primi regali che mi ha fatto il mio ragazzo e secondo me è molto molto carino e quindi è quello che conservo davvero con più cura, forse è uno dei più preziosi gioielli che uso. Questo qua è della Sagapo, quindi comunque è una marca abbastanza accessibile, non è che stiamo parlando di diamanti, però è davvero carino, davvero bello e lo uso soprattutto per le occasioni speciali. Nona domanda, di chi hai una cotta in fatto di stile? Per quanto riguarda l'abbigliamento non saprei proprio decidere adesso, non mi viene in mente una persona perché solitamente guardo un po' tutti, non ho una persona in particolare per quanto riguarda l'abbigliamento. Mi piace moltissimo le ragazze che riescono a vestirsi in stile punk rock, però in modo più elegante, più femminile, mi piace moltissimo quel tipo di stile. Adesso non mi viene in mente proprio qualcuno in particolare. Invece per quanto riguarda magari il fatto di stile di make up, mi piace tantissimo per il momento una youtuber che è Jaclyn Hill, se non sbaglio si chiama così, e davvero l'ho scoperta da poco, quella youtuber con i capelli rossi, secondo me fa dei trucchi bellissimi, anche se non troppo elaborati, alcuni sono davvero intensi, però boh, io l'adoro, mi piace proprio, mi piacciono i suoi capelli, mi piace tutto, infatti mi sa che me li farò in quel modo. Comunque andiamo avanti. Decima e ultima domanda, dici qualcosa che non sappiamo di te. Allora non saprei, cosa non sapere di me? Vabbè, diciamo che qualcosa che non potete non sapere, anche se forse su Instagram forse si sarà capito, mi piacciono tantissimo i programmi di cucina. Soprattutto quelli di cucina semplice, come per esempio i menù di Benedetta, mi piacevano molto perché faceva delle ricette davvero accessibili a tutti, infatti non capisco perché l'abbiano tolto. Io ho preso tantissimi spunti dalle sue ricette e accanto ai programmi di cucina mi piace moltissimo cucinare, però i dolci soprattutto, mi piace cucinare dolci di ogni tipo. Ma a volte non tanto perché me li voglio mangiare io, ma proprio per il gusto di farli. Poi magari non mi piacciono e mi faccio mangiare agli altri. Però è quest'altra mia piccola passione che magari non conoscevate. E niente, spero che il video vi sia in qualche modo piaciuto. E vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!